pace a tutti di Radio Messaggio Cristiano. Come già sapete, sta per iniziare il culto che potrete seguire via radio e contemporaneamente sul nostro canale YouTube, la nostra pagina Facebook. Pace, buon ascolto e buona visione. Alleluia, benedetto il tuo santissimo nome. Alleluia, alleluia, ti lodiamo, Signore. Ti lodiamo, ti glorifichiamo e ti benediciamo del continuo. Alleluia, grazie vogliamo dirti per, Signore, quest'altra, Signore, opportunità, quest'altra possibilità di poterci, Signore, aprire davanti alla tua divina presenza. Alleluia, per offrirti il sacrificio della lode ancora questa sera, tutti quanti nella tua casa, offrirla a te, Padre, e a Gesù, che lo benediciamo ora e sempre insieme a te in eterno. Alleluia. Amen. Amen. Amen.
Alleluia, amen. Perché il regno dei cieli è per i piccoli, per i grandi, per i giovani e vecchi, è per tutti, anche, pensate, anche non solo per i neonati, ma anche quelli che sono stati concepiti nel seno materno, però non sono venuti all'esistenza, cioè che non sono, per esempio, quelli che hanno avuto degli aborti. Ci pensate? Come fanno quelli lì? Alleluia. Alleluia, gloria all'Altissimo. Vedete, quindi il Dio ha provveduto per ogni cosa, e antivedendo, vedete, anche queste cose, cioè che non tutti sarebbero venuti all'esistenza. Alleluia. Ma appunto, vedete, già il Signore sa come agire. Lui qualcosa mi ha rivelato, non me l'ha fatto capire, però se non prima lui mi spiega le cose in una maniera chiara, vedete, e se lui non mi spiega le cose nella maniera chiara, si vede che il tempo non è ancora giunto perché io parli, lo dica alla Chiesa. Amen? Perché potrebbe anche, diciamo, è difficile, però sapete, è difficile ma non è impossibile, che mi potrebbe anche sfuggire qualcosa sapendola. Amen? Gloria a Dio. Allora il Signore, per evitare che io dica le cose prima che Lui stabilisca il tempo, allora non mi rivela il tutto, per esempio, come tutto completo, va? Quindi mi fa capire, mi spiega determinate cose fino a un certo punto, dopodiché dice, guardate, fermi e aspetti. Perché voi pensate, anche con la rivelazione, anche con la rivelazione che il Signore mi ha dato, quella lì delle origini dell'universo, pensate voi che Lui ancora mi rivela cose, la rivelazione che il Signore mi ha incominciato a rivelare le cose nell'agosto del 2012. Alleluia. E ancora il Signore mi rivela delle cose che riguardano le origini dell'universo. Amen? Perché certo, perché altrimenti non le avrei potute capire io, vedete? E allora e per evitare che io pure, perché relativamente, ecco, non le avrei potute capire, perché il Signore, se mi rivela una cosa, mi dà da capire, al limite mi dice non dirlo, ecco, come quando è stato la rivelazione del marchio della bestia, ricordate? Il Signore allora mi ha detto di tenerlo per me, segreto, infatti Lui ha dato il via, ma solo ai fratelli, alla Chiesa, di pregare, non a me, non l'ha fatto dire, non so dopo quanti anni, ma l'ha fatto dire, alleluia, amen, ma alla Chiesa dopo 7 mesi, mi ricordo, dopo 7 mesi il Signore mi ha detto di alla Chiesa di pregare, perché ognuno riceverà personalmente la rivelazione di cos'è il marchio della bestia e tu glielo confermerai. Amen. È la stessa cosa come quando uno viene, un'anima nuova viene suggellata dallo Spirito Santo, e poi ci sono, diciamo, c'è il fratello o la sorella che in questo caso, oppure secondo l'anziano, che dà la conferma se effettivamente quel fratello o quella sorella hanno veramente ricevuto il suggello dello Spirito Santo. Quindi la rivelazione del marchio della bestia, infatti, l'abbiamo ora ricevuto tutti, allora tutta la Chiesa, veramente tutta la Chiesa allora l'abbiamo ricevuto, sia glorificato Dio, ed anche dei fratelli e sorelle che non fanno parte della nostra piccola comunità, ma che fanno parte della famiglia di Cristo. Loro l'hanno ricevuto, sia glorificato Dio, e effettivamente io gli ho dato la conferma. Amen, gloria a Dio. Ora, riguardo, vedete, ecco, i bambini.
I bambini, quelli che nascono piccolini, giustamente, e poi il Signore se li porta, oppure quelli che non vengono alla luce, cioè che non nascono, tramite gli aborti, oppure per esempio parti prematuri, ecco, il Signore mi ha dato da capire qualcosa. Ma non tutto, però ecco, non mi sento di dirlo, il Signore non mi fa sentire di dirlo. Amen, gloria a Dio. Come il fatto degli animali, per esempio, no? Se nei nuovi cieli e nella nuova terra ci sono animali o non ci sono animali. Nei nuovi cieli e nella nuova terra, secondo voi ci sono gli animali, sì o no? Signore, ecco, mi ha dato da capire, ma pare che forse qualche volta me l'ha fatto dire. Me l'ha fatto dire, vero? Ah, allora mi scappavo. Ora mi muzzica la lingua. Certo che ci saranno. Gli animali nei nuovi cieli, nella nuova terra, ci saranno, altrimenti sarebbe uno squallore. Ci pensate, gloria a Dio. Nei nuovi cieli, nella terra, anzi, ci saranno cose ancora più gloriose, più belle di quelle che noi abbiamo sulla terra, perché vedete, noi sulla terra abbiamo certo, ora come ora, dopo che è entrato il peccato, allora le cose sono totalmente cambiate, altrimenti, vedete, la terra era la figura veramente del cielo pure. Infatti Dio parlava con Adamo e con Eva, parlava. Quindi la terra era la figura del cielo. Amen. E allora, giustamente, con l'entrata del peccato, allora il Dio si separò, si allontanò da questo luogo contaminato, perché vedete, l'Eterno non può vivere in un luogo contaminato. Alleluia, amen. Perché guardate, tanto è vero che il Signore, quando si fece vedere da Mosè sul pruno ardente, sul Sinai, nel pruno ardente, lì nel pruno che bruciava, cosa gli ha detto a Mosè? Non ti avvicinare, perché il luogo sul quale stai è santo. Quindi vedete, per esserci la presenza dell'angelo dell'Eterno, che era Gesù, a me ancora in spirito, allora, e allora lui ha purificato il Sinai, e lo ha purificato col fuoco. Quindi vedete, praticamente quando Mosè vide da lontano questo pruno che bruciava e non si consumava, allora che cosa Mosè stava cercando di avvicinarsi? Ecco, allora il Signore lo fermò dicendogli non ti avvicinare, perché il luogo sul quale stai è il luogo santo, e togliti i calzari dai piedi, perché proprio quel pezzo, diciamo, no? Quel pezzo dove c'era il roveto o pruno che bruciava e non si consumava, amen, quel pezzo era già stato purificato col fuoco dell'Eterno. Quindi era diventato incontaminato, lui aveva bruciato ogni cosa in quel momento, mentre c'era l'angelo. Quindi allora, questa purificazione, vedete, è avvenuta, diciamo, intensamente dove c'era il pruno che bruciava, e mano a mano che si allontanava dal pruno che ardeva, che bruciava, amen? Allora il suolo diventava sempre meno puro, meno contaminato. Amen?
Perché non era che era diventato tutto il monte santo, ma solo quel pezzo. Tant'è vero che Dio gli disse a Mosè: non ti avvicinare, perché sarebbe lui entrato, diciamo, già in quell'ambito purissimo, purificato, e quindi lui, Mosè, non poteva entrare, perché sarebbe stato lui bruciato, carbonizzato. Allora mi spiego meglio. Ma Signore, guardate, mi sta dando da parlare, e io lo sto capendo meglio, perché fratelli, quando io parlo qua sopra, io capisco le cose perché il Signore mi dà da capirle, e io mano a mano poi le spiego a voi, le dico a voi. Allora, vediamo un poco. Per far capire, no? Noi vediamo il sole, no? Allora, se noi, noi che siamo a una certa distanza dal sole, possiamo vivere. Amen? Possiamo vivere. Se noi ci avvicinassimo di più al sole, se la terra si avvicinasse di più al sole, noi non potremmo più vivere, perché la temperatura aumenterebbe. Amen? E più ci avvicineremmo, più la terra intera sarebbe arsa con tutta la creazione. Quindi non ci potrebbe essere. Allora, sono riuscito a spiegare questo? Amen? Alleluia. E allora, e neanche a farla apposta, il sole è plasma, si chiama plasma, è plasma, perché è una massa incandescente. Vedete? Luminosa. Amen. Come pure le stelle, loro richiamano, sono plasma. Ecco perché poi io, queste cose io le ho scoperte successivamente, perché io ero ignorante, lo sono tuttora. Però giustamente quelle cose che il Signore me dà da capire, gli capire. Allora sarei scecco, non più ignorante, scecco proprio che ha avuto. Allora, e chi richiede? E allora, praticamente il Dio è plasma, ecco perché mi ha detto fotoplasma, perché è una massa, una sorgente di luce incandescente. Ecco il pruno che ardeva. Il Signore gli ha voluto dire: vedi come sogno io? Avvicina davanti, vediamo se hai coraggio. Per dire, non gli ha detto, anzi, lo ha avvertito. Amen. Dice: non ti avvicinare, perché appunto se lui si fosse, allora, se lui si fosse avvicinato più del dovuto, sarebbe stato per Mosè come se la terra si avvicinasse troppo al sole, sarebbe stato arso. Quindi il Signore lo fece tenere a una certa distanza. Dice: stai a una certa distanza, perché se ti avvicini di più ti bruci. Ecco, nessuno può vedere la mia faccia e vivere, perché Dio è luce, fuoco consumante, dice. Amen. E allora, vedete, è quel pruno, quel roveto che non si consumava, gloria a Dio, in effetti era il Signore stesso che aveva preso quelle forme, in modo tale da dargli, da capire a Mosè: vedi chi sono io? Sono una sorgente di luce, di fuoco, che non si consuma. Perché se fosse stato il roveto oppure il pruno, amen, gloria a Dio, si sarebbe bruciato. Amen. Cioè la presenza dell'angelo dell'Eterno l'avrebbe bruciato quel roveto, quel pruno. Invece, e qui gloria a Dio, gloria a Dio, il Signore quindi ha preso quelle forme, si è manifestato nella sua potenza relativamente tale da poter parlare con Mosè e fargli capire chi è Dio e il perché nessuno si può avvicinare a Dio.
Amen, gloria a Dio. Quindi, allora, quindi il Signore che cosa ha fatto? Ha purificato con la sua presenza, col suo fuoco, quel luogo, quel pezzo, e poi giustamente allontanandosi questa purezza veniva scemando. Amen. Gloria a Dio. Ecco perché questo mi ha dato da capire e mi ha dato anche da spiegare, in modo tale che anche voi vi possiate formare la giusta idea, la giusta visione, possiate avere la giusta visione di come stanno le cose. Allora, amen. Quindi, però vedete, perché gli ha detto togli di calzare dei piedi perché il luogo è santo? Perché ancora, state attenti, perché ancora quella terra sulla quale tu stai camminando ha l'effetto della purificazione del fuoco di Dio. Aratamashita la massia, alleluia. Amen? Non so se sono riuscita a capire. Amen? Già sei entrato nella parte che ora è pura. Allora, non è proprio come quando se tu ti avvicinassi da me, però già la mia presenza ha purificato anche la parte dove tu devi entrare per poter parlare con me e io con te. Sono riuscito a farmi questo? Se non avete capito, ditemelo, che tanto lo capisco manco io. Mi capite perché? Altrimenti, se il Signore l'avesse lasciato nella parte di terra non purificata, non santa, l'angelo dell'Eterno, cioè Gesù, non avrebbe potuto parlare con Mosè. Quindi, allora, il Signore ha permesso a Mosè di avvicinarsi bene, e di calcare un suolo purificato, però non, attenzione, vicino. Amen. Ecco, quindi dice togli di calzare dai piedi perché il suolo sul quale stai è santo. Ora che sei dove ti trovi, ecco, dove ti trovi tu, dove ti trovi in questo momento, tu non ti trovi a quella distanza di quando sei salito dai piedi del monte, hai incominciato a salire. Amen. Ora già sei entrato, hai superato il limite, amen, della terra impura. Ora sei entrato, alleluia, stai entrando, hai superato il confine tra l'impuro e il puro. Amen. Quindi, perché lui cosa ha detto? Dice, ora voglio andare a vedere che cos'è questo spettacolo, questa cosa che sta succedendo. Amen, gloria a Dio. Perché lui si sarebbe spinto oltre, lui si sarebbe spinto ad andare a vedere lì, lo vedo vicino, può andare, dice, tu ne che ne esce sto fuoco. Amen. Non l'avrebbe potuto fare perché se si fosse avvicinato oltre, il forte calore di quel fuoco l'avrebbe carbonizzato. Allora, per fargli capire la pericolosità, il Signore a Mosè dice fai attenzione, perché già lui, l'intenzione sua era voglio andare a vedere che cos'è questo spettacolo. Vedete, quindi la sua intenzione qual era? Di andare a vedere. E allora la grande benignità di Dio, pensate, vedete come lui subito quando vede che noi ci troviamo in pericolo, se noi veramente stiamo vicini a Lui, se noi siamo graditi da Lui, prima ancora che noi arriviamo al pericolo, Lui ci avverte. Vedete come l'ha avvertito, ma se non ti avvicinare, ma se mente muori. Ecco l'ubbidienza pure al Signore, perché certe volte dice, ma chi è sta voce? Io vado stesso, io vado lo stesso. L'ubbidienza, perché il Signore gli ha fatto sentire la sua presenza. E quindi ora Mosè vede questo spettacolo incuriosito,
Ecco, ma nel campo di Dio, vedete anche questo, la curiosità è pericolosa. La curiosità è pericolosa. Alleluia. Bisogna sempre vivere nel timore del Signore. Alleluia. E agire, camminare, muoversi sempre nel timore di Dio, per poter ascoltare la voce dello Spirito che ci dice: puoi venire ancora avanti oppure devi fermarti. Amen. Ma se io sto guardando, sto vedendo, quindi allora mi posso pure avvicinare? E no, alleluia, perché l'uomo, vedete, potrebbe pensare questo, alleluia. No, ci sono dei limiti che Dio mette tra noi e Lui che dobbiamo rispettare, e se si superano quei limiti si va incontro alla morte. Alleluia. Amen. Perché abbiamo a che fare con Dio, e quindi vedete, il Signore gli ha messo in cuore questo ora timore a Mosè, perché ora lui lo doveva usare. Il Signore doveva continuare a parlare con Mosè, e quindi se il Signore, vedete, non si fosse presentato in quella maniera, Mosè non avrebbe avuto mai quel timore dovuto. Invece in quel momento Mosè acquistò il vero timore di Dio. Dice: aspetta, quando io gli devo parlare col Signore, io stai fermo a un sogno? Dove sono? Dove mi trovo? Se lui mi dice di andare avanti, io vado. Se mi dice di stare fermo, io mi fermo. Amen? E infatti così, vedete, accadeva nel deserto. Era Dio che stabiliva quando il popolo, quando l'arca si doveva muovere, quando si doveva mettere in cammino e quando si doveva fermare. Vi ricordate che la nuvola si posava? Vedete che è sempre lì la nuvola che si posava sul tabernacolo. Alleluia. Amen. Quindi a questo punto il Signore, ripeto, gli ha voluto fare capire a Mosè che anche questo, soprattutto, attenzione, importante in questo istante. Spero che io riesca, vedete, a trasmettervi quello che il Signore mi dà da capire. Il timore di Dio, vedete, che ci vuol fare comprendere, perché vedete, tante volte uno crede che quando il Signore parla uno si può spingere anche oltre nei suoi confronti. No, noi non ci possiamo spingere oltre. Alleluia. E questo, vedete, perché altrimenti, come diciamo noi in dialetto, noi diremmo confidenza. Invece noi dobbiamo, vedete, è questo quello che il Signore ha voluto imprimere nella mente, nel cuore, nell'anima di Mosè. Vedi, tutte le volte che tu odi la mia voce, allora stai con riverenza. Non ti dico di toglierti i calzari dai piedi, ma stai con riverenza alla mia presenza. Ricordati che io sono quell'Iddio fuoco consumante, che ti è apparso sul Sinai nel roveto ardente. Amen, gloria a Dio. Quindi, fratelli, dobbiamo avere questo timore e questa riverenza, perché tante volte, un Signore parla con me, quindi io posso, io faccio questo, io faccio quell'altro. Attenzione, fratelli, vedete che è pericoloso. Ripeto, noi dobbiamo sempre avere timore di Dio. Quando parliamo con Lui, dobbiamo sapere, essere coscienti con chi stiamo parlando. Alleluia. Perché vedete, se il Signore ci dà dei doni, doni di guarigione, doni di lingue, un dono qualsiasi, ma noi dobbiamo far lavorare quel dono che il Signore ci ha dato, quei compiti, però sempre nella dovuta riverenza, rispetto nei confronti di Dio. Alleluia. Amen. Dobbiamo assumere l'atteggiamento che il Signore gli ha fatto assumere a Mosè sul Monte Sinai.
fermati, vedi che luogo su quale stai è santo. Se tu devi parlare con me, intanto togliti i calzari dai piedi. Amen, gloria a Dio. Amen. Alleluia. Alleluia. Allora vogliamo adesso passare alla lettura della parola del Signore come la troviamo scritta nell'Evangelo di Luca, capitolo 9 e dal versetto 28. Ora avvenne che circa 8 giorni dopo questi discorsi, egli, cioè Gesù, prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte per pregare. E mentre egli pregava, l'aspetto del suo volto cambiò e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco due uomini parlavano con lui, essi erano Mosè ed Elia, i quali, apparsi in gloria, parlavano della sua dipartita che stava per compiersi a Gerusalemme. Or Pietro e i suoi compagni erano appesantiti dal sonno, ma quando furono completamente svegli, videro la sua gloria e i due uomini che erano con lui. E mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: Maestro, è bene per noi stare qui. Facciamo dunque tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Ma egli non sapeva quello che diceva. E mentre egli parlava così, venne una nuvola che li avvolse nella sua ombra. Ed i discepoli temettero quando essi entrarono nella nuvola. E una voce venne dalla nuvola dicendo: Questi è il mio amato figlio, ascoltatelo. E mentre quella voce parlava, Gesù si trovò tutto solo. Ora essi tacquero e in quei giorni non raccontarono nulla a nessuno di ciò che avevano visto. Alleluia, amen. Fin qui la lettura. Alleluia, sia glorificato il Dio. Vedete, ed anche qui Gesù, ecco, poteva effettivamente farsi riconoscere dagli apostoli, dagli discepoli, no? Nella sua vera natura, però relativamente, perché tutto, vedete, dipende dalla maturità spirituale, cioè non parliamo di maturità, della crescita che si ha anche nel campo spirituale. Ancora gli apostoli, che volete, non è che erano stati con Gesù chissà quanti anni, è giusto? Quindi Gesù si doveva manifestare con loro, vedete, in una maniera adatta, adeguata, però anche loro dovevano avere ora una visione più reale di chi era Gesù, il loro maestro. Amen? Perché altrimenti l'avrebbero trattato sempre come un maestro qualunque. Amen? Loro invece lo dovevano ora vedere come loro maestro e soprattutto come figlio di Dio. Amen? E Gesù fece di tutto per farsi capire. E allora in questa circostanza, vedete, chiamò Pietro, Giacomo e Giovanni e li appartò, ecco, li chiamò a sé e si fece accompagnare sul monte dove lui di solito pregava. Amen? E qui, ecco, a differenza di tutte le altre volte, accadde una cosa strana, che improvvisamente, dice, il volto di Gesù cambiò, diventò luminoso, anche i suoi vestiti diventarono luminosi, amen? Folgoranti. Infatti dice: e mentre egli pregava, l'aspetto del suo volto cambiò
e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Alleluia. Perché gloria all'Altissimo? Alleluia. Perché vedete, in quell'istante il Padre, cioè l'Eterno, sotto forma di nuvola, qui dice mentre egli e mentre pregava, l'aspetto del suo volto cambiò e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, dice, due uomini parlavano con lui. Essi erano Mosè ed Elia, i quali, apparsi in gloria, parlavano della sua dipartita che stava per compersi. Alleluia. Dopo che Gesù, vedete, si soffermò a parlare quindi con Elia e Mosè, perché dice parlavano delle circa la sua dipartita, cioè quello che sarebbe accaduto, quello che Gesù avrebbe fatto, quello che gli avrebbero pure fatto. Amen, gloria a Dio. Perché sia glorificato il Dio che potevano anche, diciamo, presentarsi due angeli per parlare con Gesù. È giusto, sarebbe stata anche una cosa umanamente parlando. Invece no, guarda che strana coincidenza. Erano Mosè ed Elia. Alleluia. Perché? E parlavano circa le cose che dovevano, vedete, accadere in quei giorni, insomma in quei giorni, in quel periodo, ora con Gesù. Qual era? Che cosa doveva accadere? Perché Mosè rappresentava la legge ed Elia i profeti. Quindi si sono incontrati, vedete, la legge ed i profeti con la grazia, con Gesù. Perché tanto la legge di Mosè, tanto Mosè con la legge che Dio gli aveva dato, come pure i profeti con le profezie che Dio gli aveva dato, avevano sempre parlato di Gesù, del sacrificio di Cristo che si doveva realizzare. Quindi ora dice, ecco, siamo qui alla tua presenza, noi che abbiamo parlato di te. Alleluia. Amen, gloria al Signore. Quindi è stata una cosa meravigliosa, perché appunto certo Gesù in quel momento ha sentito dentro di sé anche quell'angoscia, quel dolore pure del sacrificio che doveva affrontare. Però vedete, lui era venuto per questo, si era incarnato per questo. Amen. Non è che lui è stato costretto da qualcuno, dal Padre stesso. No, perché lui, essendo lui nostro Padre pure, amen, perché ci ha creati insieme al Padre, amen, quindi lui, per amor nostro, dei suoi figli, dei figli di tutto il mondo, di tutte le età e generazioni, ora aveva accettato, vedete, di morire sulla croce, di dare la sua vita, il suo sangue. E vedete, quando, benedetto sia l'Altissimo, e quando vedete i profeti profetizzavano, e quando Mosè stesso dava la legge e faceva praticare la legge, e che poi l'ha lasciata al popolo di Israele, ai sacerdoti,
diciamo, riceve, loro l'hanno ricevuta direttamente da lui, da Gesù, perché il Padre, cioè l'Eterno, ha dato per mezzo sempre, ecco, come quando appunto Mosè parlò con l'angelo dell'Eterno, quando l'angelo dell'Eterno parlò nel roveto che era ardente lì, vi ricordate che bruciava? Amen? Quindi era sempre lui. Ora, quindi, questo incontro stava a significare, ecco, è giunto il momento, ora. Ed io credo, vedete, fermamente, che, gloria all'Altissimo, bellissimo, fratello, bellissimo, 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 bellissimo. In questo istante il Signore mi ha dato una cosa bella da capire, eh? State seguendo, guardate. Benedetto sia Gesù. Ho lasciato assaporare un po' di ricchioi. Ora so che non vi aspettate. E allora, sapete perché si presentarono Mosè e Elia? Il Signore, quello che mi ha dato da capire. Mosè ed Elia gli hanno passato il testimone a Gesù. Ecco, noi abbiamo lavorato fino a questo momento, da questo momento, ecco, noi passiamo il testimone a te, tu compirai l'opera del Padre. Infatti Gesù diventò tutto raggiante di luce, la veste sfolgorante, il suo volto luminoso, raggiante di luce, alleluia. Amen, alleluia. Quindi, ecco, e nello stesso tempo, vedete, Mosè ed Elia l'hanno onorato e nello stesso tempo anche confortato, per dire, ecco, noi abbiamo, tu stesso, il Padre, vi siete usati di noi, la legge, ecco, i profeti, ora ecco tu compirai l'opera, alleluia, amen. Quindi è come se Mosè ed Elia gli avessero, alleluia, come se Mosè ed Elia gli avessero dato le loro armi a Gesù. Ora combatti tu, tu concludi l'opera. Alleluia. Perché tu hai la gloria. Vedete? Ecco, in poche parole, alleluia, è come se lui avesse ricevuto l'investitura di un regno. Alleluia. Amen? Non di un regno, del regno. Però mediante il sacrificio. Ecco, ora, perché? Ora dice, con te, ora che tu sei qui, che sei venuto, ora che tu ti sei incarnato, ora il nostro lavoro è finito. Amen. Infatti dice, la legge e i profeti sono arrivati fino a Gesù. Amen. Riesco a farmi capire, a trasmettervi quello che il Signore fa capire a me. Amen. Quindi per dire, noi deponiamo ora le armi, ora noi, il nostro lavoro è arrivato fino a te. Alleluia, benedetto sia l'Altissimo. E guardate, e Giovanni Battista è stato l'ultimo dei profeti, se ve ne accorgete, Giovanni Battista è stato il banditore, colui che è stato l'ultimo dei profeti, diciamo, che lo ha presentato al mondo. Alleluia, vedete? Allora Mosè ed Elia gli danno ormai il tutto nelle sue mani, Gesù riceve il tutto nelle sue mani, alleluia, dalle loro mani, perché è stato il Padre. Giovanni Battista già lo ha annunciato, vedete, al mondo. E era importante che
i discepoli ora vedessero, assistessero a questa scena, come effettivamente è stato importantissimo che Mosè assistesse alla scena del pruno che ardeva e non si consumava. Alleluia. Amen, gloria all'Altissimo. Allora, infatti, vedete, lui diventa ora tutto luminoso e Mosè ed Elia, dice, erano pure nella loro gloria, nel senso che si presentarono a Gesù come due angeli. Non potevano presentarsi due angeli, perché sia glorificato Dio. Vedete, sarebbe stato più giusto, per esempio, che due angeli che si presentassero da Gesù, no? Invece no, perché a testimoniare di Gesù non erano stati gli angeli. A testimoniare della venuta del Cristo erano stati Mosè ed Elia, cioè, in poche parole, Mosè era il rappresentante della legge, no? Elia era il rappresentante di tutti i profeti del passato. Alleluia. E se ve ne accorgete, benedetto sia l'Altissimo, vieni in brivido pure un te a me. Anche qui, se ci fate caso, il Dio ha mantenuto la sua promessa, bisogna che prima venga Elia. Dice, Gesù ha detto, e l'Elia è venuto, ma se nelle vesti di Giovanni Battista, cioè lo stesso compito, vedete, gloria a Dio, perché? Alleluia, alleluia, perché, vedete, e infatti Elia è venuto nella trasfigurazione, venendo nella trasfigurazione, alleluia, amen. Quindi Elia stesso, cioè quello che il Dio aveva dato ad Elia, ed è sempre siccome la legge non sarebbe servita più, allora invece i profeti sì. Alleluia. Perché? E infatti, vedete, il compito che aveva avuto Elia nel passato, usato da Dio, vedete, in una maniera particolare, tant'è vero che Elia è stato rapito in cielo con il corpo, quindi c'è stato un compito affidatogli da Dio, un compito particolare. Alleluia. Ed ecco perché ora noi lo ritroviamo sul monte ad Elia. Amen. Quindi, allora, vedete, poiché ora tutto era stato dato nelle mani di Gesù, quindi la legge, l'adempimento, ora loro possono ritornarsene per aspettare, vedete, anche loro, che Gesù compia il sacrificio e poi dopo tre giorni vada a trovarli, per dire, ecco, ho compiuto l'opera del Padre. Alleluia. E guardate come la trasfigurazione è voluta da Dio, per testimonianza anche ai diciamo degli apostoli. E se ci fate caso, gloria a Dio, guardate il grande amore di quello che il Signore mi sta facendo capire è questo, che avrebbero potuto dire, ecco, il Dio è bugiardo, oppure il Signore non ce l'ha spiegato in una maniera chiara la sua promessa che prima doveva venire Elia. Ora, vedete, il Signore intanto gli ha raccomandato agli apostoli, a questi tre apostoli, di non dire niente a nessuno, dice, perché prima doveva realizzarsi tutta l'opera di Dio, il sacrificio sulla croce e con la risurrezione. Dopo loro ne avrebbero dovuto parlare, in modo tale che ora praticamente anche per i sacerdoti stessi, per quelli della legge, che avrebbero aspettato la venuta di Elia, allora gli apostoli gliel'avrebbero detto, no, vedete che intanto l'Elia, il Signore,
si riferiva sia a Giovanni Battista, amen, come venuta di Elia, e poi Elia è veramente venuto, è venuto nella trasfigurazione e noi l'abbiamo visto. Amen. Per tutti gli increduli, quelli che, oppure quelli che vogliono maggiore spiegazione, ecco, per poter capire le promesse di Dio. Ora vedete, praticamente gli apostoli potevano testimoniare a quelli che aspettavano la venuta di Elia, loro potevano ora dire pure, vedete che Elia, Gesù ha detto che è l'ultimo, Giovanni Battista, ma Elia vero, proprio lui è venuto pure, e noi l'abbiamo visto nella trasfigurazione sul monte. Amen, gloria a Gesù. Vedete come il Signore, per mettere a tacere tutti e per fare comprendere ai più semplici, come allora lui quando fa una cosa la fa completa, in modo tale che si comprendano molte cose in ciò che Dio fa. Perché il Signore fa una cosa, ma non è che c'è solo un particolare in quello che fa, ci sono tanti particolari, amen, che il Signore svela, rivela al momento giusto. Perché per esempio, gloria all'Altissimo, come lui mi ha dato da capire questo, dice, vedi, dice, anche qui, come, per chi lo vuole accettare, l'Elia che doveva venire, Giovanni Battista, chi lo vuole accettare lui? Ecco, Elia, io ho parlato che Elia sarebbe venuto, ecco, Elia è venuto, e ci sono dei testimoni che possono dire che Elia è venuto. Sono Pietro, Giacomo e Giovanni. Ma, come sempre, chi non vuol credere, neanche se i morti risuscitano, dice, alleluia, amen, fratelli. Come per esempio il fatto di tutte queste rivelazioni che il Signore ci sta dando in questo luogo, tutti questi insegnamenti, questi ammaestramenti, che sono farina del mio sacco, fratelli, che diventai scienziato tutta una volta, sapiente tutta una volta, insomma, oh, le mie origini sono chi che sono. Io ero un operaio, poi diventai principale, sì, ma è sempre un operaio, gloria a Dio, che ho lavorato nella mia vita, non è che ho fatto un professore di religione. Amen. Quindi tutta questa sapienza da dove viene? Alleluia, gloria a Dio. Da una persona che ha fatto studi teologici? Assolutamente, perché non so più leggere, no, non so più leggere, non so studiare, mi confondo la testa. Io quando c'è qualche cosa, in verità ve lo dico, io quando c'è qualche cosa mi confondo. Infatti quando c'è pure che funziona un telecomando e ci sono scritte spiegazioni, io ci passo alla lavoro, ci faccio vedere, leggere come è vero o non è vero? È vero, io mi confondo la testa, non so più leggere, mi dà fastidio, io sogno con tutti i cerimoni. Le cose sono, dice, guarda, scaccia qua, guardate in quello invece che il Signore mi dà, come mi sviluppa scienza, l'intelligenza, tutte cose, alleluia. E quindi il Signore si è usato proprio di Pietro, Giacomo e Giovanni, c'è testimone per dire a quelli, non avete voluto voi accettare, questo mi sta facendo capire, fratelli, questa sera il Signore, alleluia, che dice l'ha fatto pure apposta, cioè diciamo sono tante le sfaccettature, amen, però ecco questo, guardate il Signore per venirgli incontro a quelli che aspettavano anche Elia diciamo personalmente e non nelle vesti di Giovanni Battista, alleluia, amen. Allora il Signore mi sta dicendo questa sera, vedi, io ho fatto anche venire veramente Elia, era lui, e gli apostoli l'hanno riconosciuto, alleluia, amen. Quindi l'Elia è venuto, benedetto sia l'Altissimo. Però è chiaro, fratelli, che dice il Signore, e io avrei fatto venire Elia dalla sua gloria, dal posto che gli ho dato, l'avrei fatto venire in mezzo agli scellerati, in mezzo ai codardi, in mezzo a quelli che hanno crocifisso il mio figliuolo Gesù, no, se voi lo volete accettare, l'Elia lo vedete in Giovanni Battista.
E io l'Elia vero glielo faccio vedere ai miei apostoli. Alleluia. Amen, gloria al Signore Gesù. Vedete, questo bello studio, vero, che aveva preparato. Guardate che bello sto libro. Che c'è qualche segno di pinna o di cosa? Vedete che bella pulita è la Bibbia? E così è il mio cuore davanti al Signore. Alleluia. Alla nascita, ho i miei difetti, più che chiaro non è che sono alleluia, però il mio cuore lo conosce solo il Signore, alleluia, benedetto sia l'Altissimo. E quindi vedete che bella anche soddisfazione che ci ha dato, che ci sta dando questa sera il Signore, di spiegarci queste cose che noi neanche le potevamo sognare, alleluia, gloria all'Altissimo. E quindi dice, mentre ora Pietro e i suoi compagni erano appesantiti dal sonno, ma quando furono completamente svegli, videro la sua gloria, vedete la gloria di Gesù, amen, gloria all'Altissimo, e i due uomini che erano con lui. E mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù, maestro, è bene per noi stare qui, facciamo dunque tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Ma egli non sapeva quello che diceva. Se ne dicono tante barbarie, vero? Cose stupide, quando uno, alleluia, gloria all'Altissimo, vede certe cose effettivamente che sono inspiegabili. Alleluia. E mentre egli parlava, così venne una nuvola che li avvolse nella sua ombra. Ecco, vedete, ascoltate, ecco qua per esempio c'è una traduzione sbagliata, vado a scusare. E allora, e mentre egli parlava, così venne una nuvola che li avvolse nella sua ombra, che li avvolse nella sua luce, non nella sua ombra. La nuvola non fa ombra, anche perché, e sapete, gloria a Dio, perché lo riporta pure in Matteo, no? Alleluia. Dunque, 6 giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse sopra un alto monte in disparte e fu trasfigurato alla loro presenza. Ascoltate, attenzione, io ho letto lì perché il Signore mi ha dato da leggere lì, perché io avrei potuto leggere anche qui perché è più completo, però vedete, ecco il timore che ho da parte di Dio. Il Signore mi ha dato da leggere in Luca, io ho letto da Luca, qui in Matteo è più chiaro o coso, però io voglio, perché? Perché voglio obbedire al Signore in ogni cosa. E allora Pietro e Giacomo sopra un alto monte in disparte e fu trasfigurato alla loro presenza, la sua faccia risplendette come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Guardate dove dice, come invece lo descrive Luca, e mentre egli pregava l'aspetto del suo volto cambiò, ma non dice che risplende come il sole. Vedete che io avrei potuto leggere lì e non l'ho letto per ubbidienza al Signore. Alleluia. Però il Signore me l'ha fatto dire, alleluia, e a conferma, perché Luca effettivamente, alleluia, ha ricevuto per bocca di altri, ecco, invece Matteo ha scritto perché era uno dei 12, e quindi quando loro poi il Signore ha dato di raccontarglielo, quindi è più attendibile quello che ha scritto Matteo anziché Luca. Amen. Ma non è che è sbagliato, perché guardate, trasfigurazione, parla di uno e nei più particolari, amen. Ma poi amen. Quindi mentre, allora lui dice, e mentre egli pregava l'aspetto del suo volto cambiò, dice Luca, invece qua dice e fu trasfigurato alla loro presenza, la sua faccia risplendette come il sole. Ma è chiaro, gloria a Dio, perché la gloria di Dio, vedete, alleluia, e le sue vesti diventero candide come la luce, alleluia. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui, alleluia.
Pietro allora, prendendo la parola, disse a Gesù: Signore, è bene che noi stiamo qui, se vuoi faremo qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Mentre egli parlava ancora, ecco una nuvola luminosa. Ecco una nuvola luminosa li adombrò. Alleluia. Anche qui vedete, ecco, però qua è tutto du traduttore. Perché se la nuvola è luminosa, non la adombra, ma li illumina, li avvolge. Amen, gloria a Dio, vedete? Quindi questa nuvola luminosa li ha avvolti, quindi non li adombrò all'ombra, perché adombrare, o sbaglio, voi avete siete più scolastici, perché adombrare vuol dire all'ombra, invece, quindi li avvolti, ecco, vedete, la traduzione più corretta, guardate, uno della seconda media ci va a dire a chi che traduce le cose come la fare. Alleluia, gloria a Dio. Ecco la guida dello Spirito Santo, vedete quanto è importante. Amen. Allora, mentre egli parlava ancora, ecco una nuvola luminosa li avvolse. Gloria a Dio. Amen. E si udì una voce dalla nuvola che diceva: questi è il mio amato figlio in cui mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Alleluia. Amen. La stessa cosa dice appunto qui, e mentre parlava così venne una nuvola, alleluia, che li avvolse, dice, nella sua ombra, nella sua luce li avvolse, ecco. E i discepoli temettero quando essi entrarono nella nuvola. Vedete, perché praticamente Mosè ed Elia, gloria a Dio, bellissimo, anche questo che bello. Guardate, sia glorificato Dio, e che parlino pure, e che ci disprezzino pure. Sapete perché? È l'Eterno stesso che li ha avvolti nella sua nuvola, perché il Dio prese forma di nuvola, come la nuvola che guidava il popolo di Israele nel deserto. Ecco, il fotoplasma è come una nuvola. Amen. Ecco, noi possiamo dire, ecco, fratelli, oggi come oggi, se dovessi tradurre io, ecco, apparve diciamo un fotoplasma, e da questo fotoplasma si udì una voce: ecco il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Ita la massia, l'amata, alleluia, amen, vedete, gloria a Dio, alleluia, perché appunto è massa luminosa la nuvola, alleluia, gloria all'Altissimo. E quindi dice, perché, guardate, perché Mosè ed Elia sarebbero potuti venire da soli, però non potevano. Cioè il Signore li avrebbe potuti far venire, però non potevano, perché, alleluia, praticamente loro, essendo uomini, essendo esseri umani, allora, se fossero venuti loro personalmente, allora sarebbero stati come angeli. Ma loro saranno, tutti noi saremo come angeli del cielo alla risurrezione, quando i nostri corpi rivestiranno l'incorruttibilità. Ora loro avevano bisogno di un mezzo di trasporto. Alleluia. E quindi, poiché appunto, vedete, tutto dipende dal Padre, che è l'autore della legge, dei profeti, del sacrificio, della redenzione, quindi la presenza del Padre non poteva mancare.
Alleluia. Ed è Lui che li trasporta nel suo seno a Mosè e a Elia. Amen. È l'Eterno stesso nella nuvola, Lui che si fa nuvola, che è nuvola, perché è spirito. Alleluia. È composto di queste particelle, alleluia, leggere, alleluia, spirituali, alabata, linda la massia, alleluia, amen. Quindi è Lui che li avvolge, li prende in braccio, è come se li avesse preso in braccio e li ha portati sul monte. Ora, ecco, parlate, alleluia, voi che avete lavorato insieme, che avete collaborato con me, con il mio figliuolo, alleluia, guardate che cosa meravigliosa è accaduta quel giorno, quella sera, alleluia, perché dice che loro dormivano, quindi sicuramente è stato di sera, perché Gesù quando si ritirava in preghiera era di sera, alleluia, di giorno andava e di sera pregava, alleluia. Amen. Quindi guardate l'Eterno, quindi che, alleluia, quindi lì è come se li ha portati veramente in braccio a Mosè ed Elia, ha lasciate che parlassero, amen. Poi, ora che avete finito, alleluia, ecco, venite nuovamente, se li mette in braccio il Padre a Mosè e Elia, e poi dice, alleluia, ecco, fratelli, godiamoci questa visione, anche se di fantasia, ma che realtà, alleluia, con questi due uomini in braccio, il Padre che dice: questo è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Ecco, ora Lui porterà a compimento l'opera di salvezza per tutti gli uomini. Beati quelli che crederanno, beati quelli che accetteranno questo sacrificio, perché essi saranno beati qui in terra e lassù nel cielo per tutta l'eternità. Dio ci benedica. Alleluia, gloria al tuo nome, Gesù. Alleluia. Grazie, Padre. Alleluia. Grazie, Gesù, per la tua presenza, come sempre, oh Signore. E ne siamo veramente grati e riconoscenti, oh Signore. Alleluia. Signore, è meraviglioso, perché ogni giorno, Signore, che passa, ci fa innamorare, Signore, sempre più di te. Alleluia, gloria al tuo nome. Sì, oh Signore, ti amiamo, in verità ti amiamo, ti adoriamo. Alleluia, ti riconosciamo come Dio, come nostro Padre, come tutta la nostra vita, ogni cosa. Alleluia, vivi in noi e fai che noi possiamo vivere in te, insieme a Gesù, benedetti in eterno. Alleluia, amen, amen, amen.
Alleluia, amen, alleluia. Così ti preghiamo, Padre Santissimo, alleluia. Accompagnaci anche questa sera alle nostre case con la tua santa benedizione, con la tua santa unzione. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, che insieme, Signore, a te lo benediciamo, ora e sempre, in eterno. Amen, amen. Giunti al termine di questo culto, lo abbiamo ascoltato insieme e abbiamo ricevuto tanto e tanto in più da parte del nostro Signore. Vi ricordo che attraverso la nostra frequenza radio, Radio Messaggio Cristiano vi darà compagnia con l'ultima trasmissione di quest'oggi. Vi ricordo che questo culto è già a vostra disposizione sul nostro canale YouTube, la nostra pagina Facebook, insieme con tutti gli altri del martedì e del venerdì e con tutte le dirette del fratello Nino, che vanno in onda in diretta appunto ogni domenica mattina alle 10:15. Questa anche via radio su YouTube e Facebook. Chiamateci sempre per qualsiasi informazione a questo numero 349 64 11 232. Vi ricordo inoltre che sulla nostra pagina Facebook è a vostra disposizione da parte del fratello Nino l'intero mese di febbraio con tutti i versetti dal primo all'ultimo febbraio, all'ultimo giorno di febbraio, per poterlo stampare ed averlo così in casa. Se non potete farlo, comunque ogni sera su Facebook fratello Nino vi saluta con il versetto di quel giorno, augurandovi la buonanotte e con un relativo commento che il Signore gli dà. Vi saluto ancora una volta, pace e alla prossima trasmissione del culto.